Isabella dell'agriturismo azienda agricola biologica Pieve del Colle e anche questa settimana prepariamo una buonissima ricetta per la biologa nutrizionista Raffaella Bocchetti. Filetto dei nostri maiali, e spinaci dell'orto e melograno. Il melograno ancora non ce l'abbiamo, ma abbiamo fatto una bellissima piantagione e quest'anno ho iniziato a fare i primi esperimenti, quindi ho fatto un liquore melograno e la melassa e anche la confettura. Adesso vi faccio vedere come aprire un melograno. Io intanto me ne ho fatta un pochino per marinare per circa 4 ore i filetti dentro il succo del melograno. Quindi il melograno prima aveva il suo cappellino, l'abbiamo tagliato, adesso è fatto in questo modo, incidiamo per i suoi spicchi e poi dopo riusciremo a togliere tutti gli acini e con un passo per le patate possiamo fare il nostro succo. Diciamo un melograno bello grande come era questo qua che ho comprato va bene. Quindi una volta spremuto il nostro succo di melograno, che già si potrebbe mangiare così, che è veramente delizioso, iniziamo a preparare i nostri spinaci. Vedete come sono piccolini questi di questo periodo che è invernale. Adesso quando riparte la primavera poi ripartirà tutto. Mettiamo il nostro vino nella padella, un pochino, uno spicchio d'aglio. Una volta che si è insaporito un po', mettiamo i nostri spinaci e li facciamo ridurre così che si cuociono. Copriamo e li facciamo andare per circa 10 minuti. Prendiamo un'altra padella dove adesso metteremo il succo del melograno, un pochino di vino che allunghiamo un po'. Mettiamo il nostro melograno che è stato a marinare per un po' di ore dentro. Se dovessimo preparare il piatto della domenica potremmo anche fare tipo scaloppini, no? Ce lo infariniamo un po', mettiamo un filino d'olio e poi dopo ce lo sigilliamo gli umori della carne e quindi avremo anche la parte croccante della carne. Adesso lo facciamo così, che comunque viene buono uguale. Lo facciamo andare veloce, che c'è l'umidità del vino. Giriamo. Ricetta, ricordiamoci che per 4 persone, quindi tutti questi filettini basteranno per tutti. Ok, una volta evaporato il vino possiamo mettere il succo nel nostro melograno. Ecco, adesso possiamo andare molto velocemente, il filetto non ha bisogno di cottura molto lunga. Ecco, e adesso facciamo andare. Quindi sempre perché non vogliamo mai buttare via niente, ovviamente sempre noi possiamo darlo agli animali oppure fare il compostaggio. Però e qui abbiamo le belle bucce di melograno e anche i semini che sono stati spremuti. Quindi anche le bucce possono essere cotte e una volta che abbiamo delle infiammazioni nel viso, sotto gli occhi, possiamo, una volta sbollentate, appoggiarli e ha delle proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche. Oppure possiamo seccarlo, metterlo nell'essiccatore, ridurre a puntiglia e poi farci una maschera, uno scrub per il viso,
che anche questo è nutriente, astringente, antiossidante, quindi quando ci compaiono le prime rughette è una delle cose che possiamo fare per la nostra bellezza. E uno scrub e anche una tisana, perché ovviamente se è biologica, che non ha avuto dei concimi chimici, dei fertilizzanti, degli antiparassitari, possiamo usarla e quindi possiamo poi farci una buona tisana. Ora quindi abbiamo un'idea di cosa fare con i nostri scarti, adesso passiamo ad insaporire il nostro filetto, quindi un pochino di sale, un pochino di pepe, possiamo mettere anche uno spicchio d'aglio, del rosmarino e della salvia. Ecco, adesso si insaporisce, possiamo anche insaporire i nostri spinaci che ormai sono pronti, ecco qua, un po' di sale e pepe, li giriamo. Riteniamo al caldo, li abbiamo lasciati croccanti, poi il nostro filetto ormai, il filetto ha bisogno poco di essere di una cottura breve, quindi circa 8 minuti ed è pronto, quindi adesso ce lo mettiamo da parte che lui è insaporito e pronto e poi ci riduciamo tutta l'acqua di cottura e il melograno che ha fatto, in modo che riusciamo poi dopo a ridurre tutto. Ecco qua. Adesso facciamo ridurre tutto. Quindi la nostra cremina è pronta. La consistenza si vede, no? Che è bella morbidina. Così. Ci ripassiamo un attimo dentro i nostri filetti, anche se ancora sono belli caldi che ci hanno fatto veloce veloce. Li facciamo insaporire. Per il piatto della domenica, se abbiamo la melassa di melograno, potevamo aggiungere anche un pochino questo, comunque la dolcezza ce l'abbiamo dagli spinaci e quindi già ci va bene anche quella lì. Adesso abbiamo tutto pronto e possiamo passare all'impiattamento. Il nostro filetto è pronto, possiamo impiattarcelo, tre belle fettine. Buona salsina, ecco qua, e un pochino del nostro melograno, voilà, e quindi buon appetito a tutti.